Ogni epoca, nel magico campo della pittura, ha conosciuto l'artista sublime che a contemporanei e posteri lasciò l'indelebile impronta del suo genio. Raffaello, Leonardo, Michelangelo, Velasquez, Goya aprirono in passato nuovi e imprevedibili orizzonti, ma sulle orme di quei grandi il secolo XX ha generato colui che in tutti si compenetra e tutti li comprende e che passerà alla storia dell'arte come il pittore dal pennello proibito. Sorridi. Fai un bel sorriso misterioso. Più misterioso ancora. Cretino! Ti sembra quelli sorrisi della Gioconda? E mai pennello fu tanto proibito come quando dovette immortalare le forme di una modella del genere. Come modella posso andare? In tale guisa lei può anche restare. D'appetito. Cos'è? È un po' d'appetito. Cos'è? È fame! Marchese, è fame, abbiamo fame. Ho capito. E lei dice cos'è? Sto chiamando il mio cameriere. Si chiama cos'è? Si chiama cos'è. E anche nell'arroventata terra di Spagna, Totò si adegua. Ma tra un duello e un ballo, egli si trova di fronte a un tragico dilemma. Cosa scegliere? La maha desnuda o la maha vestita? Totò opta per la terza maha, la più bella di tutte. Non esiste, signorina. Sono due sole, la maglia desnuda e la maglia vestita. Ma no, c'è anche la maglia in camicia. Camicia o no, quando la maha è così, l'avvenire è bello, ma preoccupante. Specie quando ci si mischia il solito torero. Io ero venuto per chiedere alla signora di bailar con me este flamenco. Molto volentieri. Qui si equivoca. Il torero forse ha bisogno di un toro. Io non sono disposto a farlo il toro, ha capito? Né specie in dato odierna. La signora, la flamenca, la fa con me. Che classe! Che esperienza! Che donne! Che avventure! Le follie a Madrid! La garçonnière! Il separé! Lo champagne! E che dinamismo! A est la francesina, a ovest il marito della stessa. A mezzogiorno la maha e a mezzanotte... Ma che facciamo, i giochi dei bussolotti? Beh, a mezzanotte le cose si mettono male per il pittore dal pennello proibito. Chiamati vicini del fuego! Vicini del fuego! Mi puzza nel pozzo! Che tragica notte fu quella per il nostro eroe, tanto tragica che fu deciso di immortalarla sulla tela, anzi sul telone di questo cinema, col titolo di...